Sì. Ok, perfetto. Allora, come vi dicevo prima, questa zona dello stabilimento è divisa in zona 7 e zona 8. Questa è la zona 8. Quindi dovete pensare a questi nastri pieni di bottiglie che avanzano. Come avviene l'imbottigliamento? Praticamente si crea il vuoto all'interno del contenitore. Questo viene, innanzitutto abbiamo delle bottiglie, per esempio. Vedete queste giostre colorate, queste giostre rotonde? Caricano le bottiglie, quindi le capovolgono e le sciacquano. Dopodiché la bottiglia viene messa in posizione verticale e viene creato il sottovuoto per due volte, perché bisogna essere proprio sicuri che l'ossigeno sia lontano nel momento in cui avviene l'imbottigliamento.